Marcella, ci eravamo visti a giugno con l'avvio dei meeting Scuola Vela, meeting che sono arrivati alla conclusione con un grande successo di partecipazione, sia a livello di meeting provinciale che poi con la grande chiusura, col botto a livello zonale. Sì, siamo molto contenti perché questa attività di promozione della vela dedicata agli allievi della Scuola Vela che appunto avevano frequentato, iniziato a frequentare i corsi, è stato un successo perché abbiamo potuto realizzare 4 meeting a livello provinciale nel mese di luglio, partendo appunto con quello qua di Genova in occasione del Nastro Rosa Tour, e abbiamo poi concluso con il meeting zonale che si è svolto ai primi di settembre presso la Lega Navale di Albisola, che è stato veramente un grande successo di partecipazione, quindi tutti i bambini contenti, i circoli organizzatori soddisfatti e tutti hanno preso coscienza dell'importanza e soprattutto dell'obiettivo di questo tipo di attività. E ora si guarda naturalmente all'inverno, un inverno ricco di attività con nuovamente, finalmente al centro dell'attenzione alle scuole. Sì, assolutamente. Allora adesso ci stiamo organizzando, la Federazione Vela ha proposto una nuova versione del progetto Vela Scuola con lo STEM, per cui praticamente verranno integrate le discipline scientifiche nell'ambito del progetto Vela Scuola, quindi ci sarà un maggior coinvolgimento delle discipline scientifiche toccando quindi sia per i più grandi che per i più piccoli gli aspetti proprio più propriamente scientifici e quindi ci stiamo attivando perché questo possa iniziare. Invece per quel che riguarda i campionati studenteschi, anche qui sono aperti i bandi perché le scuole aderiscano appunto a queste gare che ci saranno, quindi anche per la vela confermiamo come già l'anno scorso, e quindi speriamo che ci siano numerose scuole sia come secondarie di primo grado che come secondarie di secondo grado che aderiscano a questa iniziativa.